Ciao, eccomi ancora con un nuovo esperimento. Questa sera sono qui a Lugrignano e proverò a praticamente a customizzare molto WordPress direttamente facendo un nuovo tema. Vediamo cosa si può fare. Iniziamo subito. Condivido lo schermo intero. Perfetto, ci dovrebbe essere lo schermo intero. Allora, quello che vorrei fare è praticamente sul mio sito, banner di Experiment GIS, applicare invece di questo tema un tema di questo genere e farlo praticamente sia con sicurezza sia come esperimento. Cioè sicurezza nel senso senza perdere niente e vedendo esattamente proprio tutti i file che vanno modificati. Ok, qua si sente tutto bene, perfetto. La prima cosa è creare un tema child. Per creare un tema child, visto che qui non ce ne sono, prenderò un tema child, quello che è già stato creato, e ne creerò uno nuovo e vedremo insieme come modificare i vari file, quali file servono. Si può prendere lo stesso tema child, o comunque si può creare un tema child da zero. Vediamo nella vostra cartella VP Pulito, in questo caso VP Content Tem. Qui ho 2015 e 2015 child. Allora andiamo subito a creare una cartella che si chiama 2015 meno child. Lo chiamiamo 2. Cosa ci va dentro in questa cartella? I file che ci vanno dentro sono per forza il file function, andiamo a prendere dall'altro tema o direttamente dal tema originale, se avete un tema child, almeno ci sono delle configurazioni che adesso vediamo, function e il file style di scarico, sì, vabbè, li avevo già scaricati, e adesso questi due li ricarico. Cosa succede? Nel tema child che avevo creato, in questo function PHP, ci sono dentro parecchie funzioni. Noi, se avete anche voi sviluppato delle nuove funzioni, cancellate tutto tranne le prime fino alla riga 7, le prime 1, 2, 3, 4 righe, che vi permettono di appunto attivare il tema child. Questo cancelliamo tutto e poi eventualmente andiamo a prenderlo. La stessa cosa nel file style CSS, tenete solo le prime righe. E questi file di personalizzazione andate a cancellarli. Ok, questi qua sono i due file, quasi vuoti, però servono. E in function c'è esattamente quelle righe che servono. Se adesso noi adesso andiamo in tema, troveremo un altro tema child. Questo si chiama tema child, questo è Authentication Child. Ok, non si differenziano perché non ho caricato l'anteprima. Se noi avessimo caricato anche screenshot, ok. Non so cosa sto caricando, penso sia giusto. Ok, adesso aggiorniamo, troveremo la stessa immagine di questa perché l'abbiamo copiata. Cosa facciamo? Andiamo a provare a modificarla con un programma di grafica e apriamo la nostra immagine, usati recente, no, non c'è usati recente, in trash,
Metto tutto in questa cartella trash, gli andiamo a applicare un fondo bianco, lo metto un po' trasparente e qua ci metto una bella M perché il tema che abbiamo scelto è il material design, quello che usa Google per le sue app, per i suoi siti. Ci mettiamo una bella M gigante, così la riconosciamo. Tanto è allineata al centro, quindi andiamo fino e la ingigantiamo per bene. Ok, facciamo sovrascrivi. Abbandona le modifiche. Sì, si chiude Gimp. Ok, adesso andiamo a rifare l'upload. Sovrascrivi. Adesso qua quando finisce di fare l'upload troveremo una bella M qua sopra. Questo è il nostro tema child che useremo stasera. Lo attiviamo e vediamo cosa succede. Niente, succede che il tema ritorna alle impostazioni di base come un qualsiasi tema 2015 originale. E adesso incominciamo ad andare a vedere cosa possiamo cambiare. Per copiare, diciamo, per far sì che questo tema sia, diciamo, adatto ad ospitare questo tema e vedremo tutte queste impostazioni, ci basterebbe semplicemente prendere, copiare tutto, però cerchiamo di fare qualcosa di fatto un po' bene. Andiamo a cercare di sfoltire un po' questo tema. I file che servono sono leader, il footer, leader, prendiamo anche il page, prendiamo il content, prendiamo il content page e per adesso, sì, la sidebar e il single. Sì, sono un po' di temi, poi un po' di file, però principalmente sono questi quelli che devono essere cambiati. E li carichiamo nel nostro tema child 2. Se facciamo adesso non è cambiato ancora assolutamente niente, ma andiamo a vedere un po' cosa possiamo cambiare. Partiamo dal header. Header. Aprite, questo qua potete modificarlo tutto come volete, perché tanto comunque questo qua è il tema child. Allora, la prima cosa che diciamo carica un po' di informazioni è questo VP add. Se andiamo a vedere cosa carica questo VP add, andiamo a vedere dalla riga 20 fino a dove finisce la add. Ah, continua per questo. Lui praticamente dalla riga 20, che era, no, sì, non è la riga 20, è dove finisce questo il ping back o sotto qua script ESC rule, non lo vedo, proviamo a cercare ping back. Ah sì, era subito sotto. Da qui fino a add è quello che lui carica con questa funzione VPAdd. Cosa possiamo fare? All'inizio io iniziavo a fare una cosa di questo genere, copiavo che tutto quello che mi carica VPAdd, lo sostituisco a questo VPAdd. Ci mettiamo un commento
sappiamo che, e poi da qui scriviamo VP add completo e poi andiamo qua e scriviamo PHP, così per fare dei commenti. I commenti si possono fare anche in questo modo, però facciamo così. VP add completo end, perché è la fine di quello che sto incollando qua dentro, perché tutte queste cose magari dopo non ci servono. Se noi andiamo a salvare, qui non è ancora cambiato niente, però se ad esempio incominciamo ad andare a togliere non avevo aggiornato, vabbè, tanto non è successo niente. Se qui andiamo a togliere un po' di informazioni che non ci servono, tipo il Google Font, il CSS, tutti questi CSS, questo style, questi sono dei JavaScript, ok, togliamo tutti perché questi qua sono proprio di, come si dice, di WordPress. Questo Ubenda non ci interessa, era un plugin. Questo facciamo così e dovrebbe essere tutto a posto. Aggiorniamo, troveremo il sito molto molto cambiato. In effetti tutto il sito che stiamo avendo tolto tutti i fogli di stile CSS, praticamente si è scorporato tutto il tema. Andiamo a sistemare un po' questo header. Andiamo a... comunque una cosa importante è che qui io posso andare ancora a modificare la pagina. Quindi WordPress è completamente funzionante, solo che li sto togliendo tutto lo stile e sto cercando di applicare il mio tema. Poi lui cosa fa? Body fa un class e per le prime volte proviamo ad andare a vedere cos'è questo body, poi incominciamo a togliere tutto. Fa, inserisce tutto questo. Lui effettivamente va a prendere qualche informazione, poi comunque non la trova. Noi togliamo tutto questo VP body class. Anche qui io vi ho detto ok, facciamo il commento, però tanto visto che stiamo distruggendo praticamente tutto WordPress, poi al limite andate nell'altro tema child a vedere cosa è successo, vedete un po' voi come come sistemare queste informazioni. Poi ci abbiamo togliamo tutte queste informazioni, div a class skip content, togliamolo. Questo div sidebar che fa la sidebar, get sidebar, questo fa la sidebar, header site sidebar, ma togliamo tutto e ritorniamo quando... Allora, div sidebar, tenete le informazioni perché io stavo cancellando questo div, ma questo div serve, probabilmente si chiude magari nel footer. Con Atom, ma anche con altri programmi, se voi evidenziate il div, si vede esattamente dove si chiude. Div site content. Anche questo, tenete per adesso un attimo un po' la struttura, e poi lui cosa fa? Lui va a prendere
Qua intanto è cambiato ancora ulteriormente. Mi perdo nel... Ok, perché visualizza sorgente pagina. In Anastel, questo è per controllare che la pagina, le funzionalità di WordPress siano sempre funzionanti. Modifica pagina, questa pagina è una pagina di base, quindi torniamo al nostro experiment GIS, è la pagina di base, quindi possiamo andare a modificare questa pagina di base. Se vedete qua, lui dice, ok, nella pagina di base carico leader. E poi il footer. Il footer non l'abbiamo ancora visto, però se io carico leader, cosa c'è? Bisogna vedere subito qua del body. Ah, questi due div. Questi due div, vediamo se si chiudono in qualche modo qua. No, qua parte un div e inizia e finisce un div. Potrebbe essere importante questo content page, ma lo vediamo dopo. Per adesso andiamo a vedere anche il footer. Il footer inizia e finisce qua, ci dà alcune informazioni, noi le cancelliamo e se vedete qua c'è div e div. Questo sono il primo div e il secondo div che si aprono e nel footer si chiudono i due div. Quindi tutto funziona. State attenti a non cancellare questo VP footer perché altrimenti il sito non funziona più. Cioè il sito e le funzionalità di WordPress, ad esempio, non funzionano WordPress, ma non ti dà più la barra qua sopra. Volete vedere se cancello questo? Ah, per adesso non l'ho salvato. Qua funziona ancora tutto. Appena io tolgo quel VP footer, calmo, praticamente sparisce la barra qua sopra perché spariscono le funzionalità. Quello non è niente di visibile, però è molto importante per permettere le funzionalità di WordPress, diciamo, di base. Adesso che abbiamo individuato questi due div e questo div possiamo cancellarli sia nel leader sia nel footer. Così noi ci occuperemo principalmente della page. Anche se adesso andiamo a vedere, ci saranno delle informazioni da mettere qua nel lead. Torniamo a vedere lo stato in cui si trova adesso il sito con le funzionalità di modifica pagina e incominciamo a inserire delle informazioni qua dentro. Andiamo in visualizza sorgente pagina. Lui fa tutto il material design, l'HTML parte da qua, anche qui parte il nostro HTML. Possiamo a questo punto, ieri ho visto che c'era una funzionalità, allora faccio nuovo, new file, faccio salvo con nome, la metto nella mia cartella trash, test.php, copio tutto questo, anche se non è PHP, copio tutto questo qua dentro e poi faccio split write. Ok, quindi è per copiare comodamente quello che c'è qua dentro. Cosa facciamo? Possiamo anche inserire quel doc HTML. Lo inseriamo anche noi qua sotto. Non serve, però ci sono le licenze Google 2015 Inc.
Poi c'è HTML, add, anche qui abbiamo add, qua lasciamo il language attributo, forse questo non serve, no, JavaScript, add, c'è uno style e qua finisce l'add, quindi noi copiamo esattamente tutto quello che c'è, non mi ricordo, l'add, da style fino a prima dell'add. Andiamo a vedere se c'è qualche informazione che possiamo non mettere. Qua c'è il titolo. Blong info. Allora, il charset di solito c'è anche sotto. Ok, charset lo possiamo togliere perché c'è anche sopra. Ah, questo qua finiva il WordPress. Questi sono i commenti HTML. Poi l'equivalent XUE compatible no, è una cosa diversa. Description, che poi l'abbiamo cancellata tutto con description. Viewport, vabbè, comunque teniamo questo. E qua ci sono un po' tutte queste informazioni per il mobile, per l'Apple, quindi conviene tenerle e andiamo comunque a cancellare queste informazioni. Poi al limite ne introduciamo l'altro. Avevamo tolto teniamolo tutto direttamente come questo charset dall'add. Ok. Salviamo, vediamo che è successo. Dovrebbe incominciare a prendere forma. No, perché non prende forma? Perché? Quando noi andiamo a vedere quello originale, facciamo visualizza sorgente pagina e questo, c'è ad esempio questo. Che è un collegamento, questo è un altro collegamento. Questo non è un collegamento, ma va a prenderlo con la, diciamo, con non con la rete TV path, ma con la path completa. Questo invece è un altro collegamento. Quindi questi qua dobbiamo inserirli. Si può stare qua o comunque aprirli in una nuova scheda e vedere dove sono, ma si può fare anche copia indirizzo direttamente. Uno era questo. Ok. L'altro era questo. Mi sono perso. No, eccolo qua. Poi c'è image-dash. PNG, però questo qua non lo vedo neanche che esiste, però tanto gli importanti sono questo, il material min, va a prenderlo in material template text only e lo style CSS. Lo andiamo a mettere qua. Poi qua sicuramente adesso è cambiato qualcosa. Cambiato il titolo e ha messo cioè ha cambiato il carattere e ha incominciato ad inserire lo stile del material design. Quindi procediamo. Dopo l'add, lui fa tutto questo body. Andiamo a vedere se nel footer c'è qualche altra cosa. Esattamente questo. Nel footer, prima di chiudere il body, fa questo. Fa questo script src material min.js e poi c'ha. Ah, ok, c'è il view source. Quindi copiamo tutto questo.
andiamo nel footer, prima di body HTML, mettiamo questo. Questo è una path relativa, quindi andiamo a vedere alla fine questa path relativa e la incolliamo qua. Bene. Adesso siamo pronti a prendere tutte queste informazioni e mettere dentro. Abbiamo un ultimo controllo di cosa è successo, non dovrebbe essere successo granché perché abbiamo inserito un comunque JavaScript e qua incomincia a prendere forma un pulsante perché l'abbiamo messo nel footer. Bene, siamo pronti a integrare tutta la parte che c'è qua in mezzo. Cosa facciamo? Prendiamo tutto. Qua. Incominciamo a prendere tutto dalla parte del footer fino al body. Body dov'era? Il body era qua sopra, quindi è un'altra cosa che dobbiamo mettere nel leader. Ok. La body fino in fondo, prima di quel pulsante, andiamo a metterlo qua. Anche se dopo sarà importante tenere questa parte, ma la vediamo successivamente. Per adesso cancelliamo questo, e incolliamo tutta questa parte. È tutto salvato, questo qua non ci serve, sì, non ci serve più, non save. Qua è salvato e vi presento quello che diciamo viene rappresentato come material design applicato direttamente a un tema di WordPress. Andiamo a fare qualcosa di più. Ad esempio, mettiamo questa nostra pagina, quello che è nel nostro content, qua in mezzo a detail. Detail, vediamo qua poi magari ci sono delle cose che possiamo mettere. Details. Andiamo a trovare details. Qua. Poi è qua, questi sono i menu. Sembra essere qua. Come facciamo a essere sicuri che è qua? Una cosa è fare tasto destro, ispezione elemento. La classe, questo qua è un contenitore, questo qua è un altro contenitore, questo è un H4 class MDL cell. Questo è un H4 class MDL cell, sì, è lui. Ma per sicurezza noi mettiamo details 1 e vediamo se lì viene fuori scritto details 1. Allora, perfetto, quel details 1 funziona. Quel details 1 è dove noi andremo a mettere la nostra parte del content page, che sarà un altro file che andiamo ad inserire. Cerchiamo di modificare tutto questo da qui fino a qui, cerchiamo di tenere section tm, sì, ad esempio magari facciamo ok, lo cancelliamo tutto. Lo cancelliamo tutto e inseriamo il nostro content page. Apparirà questi tre bottoni viola. Era interessante avere questi pallini, probabilmente adesso sono andati persi. Poi li riprendiamo e il nostro articolo ha incominciato ad entrare qua. No, questo qua è rimasto. È rimasto anche questo e questo è già qualcosa di più. Questo qua potrebbe essere già un prodotto
semifinito, però andiamo a continuare a operare. Cosa fa questo get template part content page? Va semplicemente a prendere non questo content, ma questo content. Ed ecco qua che riprende, fa la thumbnail che cancelliamo, fa l'article, fa tante cose che praticamente nel material design per adesso non vanno molto d'accordo. Bisognerà trovare il modo di far andare d'accordo tutte queste informazioni col material design, magari prendendo gli stessi oggetti. Per adesso facciamo così. Ok, se facciamo così cancelliamo tutto. Dobbiamo tenere dei content. Ho cancellato troppo. Oh, giusto. Dei content e the title. Abbiamo rimosso anche la miniatura, già salvato. E qua è incominciato a prendere una forma molto simile a questa, anzi è praticamente identica, lì vedete che cambia, e andiamo a operare ancora un po' più a fondo. Qua bisogna ritornare adesso, possiamo andare tranquillamente a fare togliere tutte le sorgenti pagina, andiamo a fare ispezione elemento, quel details era un H4, facciamo tasto destro edit HTML. Andiamo nel nostro content page, lui dice ok, questa qua è una particolare funzione che dice ok, il titolo mettilo qua come un titolo, però prima mettici H1 e dopo mettici H2, la fine dell'H1. Noi invece al posto di quello ci mettiamo H4 e H4 col nostro titolo. Poi andiamo a vedere del content. In Anastel diventerà piccolo e graficamente uguale a questo qua. Facciamo anche qui ispezione elemento, se no si vede male. Ok. Andiamo a fare qualcosa ancora di più. Qui non mi ricordo se c'erano dei menu, però qua c'è il footer, name e title. Incominciamo a mettere qua il name e title. Il name e title è nel page. Name and title. Questo qua è il titolo del sito. Andiamo a trovare le funzioni di WordPress che mi dicono ok, dimmi il titolo del sito. Scrivete, ho andato in codex WordPress e cercate blog info. Reference to blog info. Si usa così, posso usare il nome, display site title, show keyword name information you want. Default è il name. A posto di show, ok, blog info name. Mettiamo esattamente questo blog info name al posto di name e title. Sì, questo codec, cioè si usa WordPress perché è molto comodo usarlo.
Experiment GIS, cioè già lui funziona. Poi tutte queste cose qua adesso le andiamo a modificare, però questo è bello perché è comunque un WordPress, dobbiamo modificare questo in Anastel, non c'è più modifica, fa niente, cioè questo modifica. In Anastel andiamo qua, modifichiamo il nostro WordPress in Anastel 1, visualizza pagina, e qua c'è in Anastel 1, e questa è la comodità di utilizzare un WordPress, diciamo, per i propri scopi e con la propria personalizzazione. Adesso andiamo a vedere come funziona questo menu, solo che io non ho fatto menu, cominciamo a cercare get menu, cominciamo get nav menu items, andiamo subito all'esempio, location, get nav menu, location, menu, object. Ah, perché sì, bisogna creare un menu. Però andiamo a vedere. Allora, se io faccio a menu term, menu name, list, now area, building a simple menu list, get menu base on menu, semantic time location or menu arg. VP nav menu get menu id from slug, quindi andiamo a creare un menu experiment, aspetto menu perché non main menu seleziona. Nel main menu non c'è, facciamo city planner e blog. Ah, okay, questo qua è il menu 2. Quindi copiamo tutta questa cosa qua. Andiamo in page, lui è il menu lì, però per adesso incominciamo a metterlo qua per vedere proprio che cosa succede. È un codice PHP, quindi bisogna iniziare il PHP. Poi qui finire il PHP. Non sta uscendo. Ho salvato, no, perché non sta prendendo il qua salvato. Vediamo cosa c'è. Menu name, menu term id. Perché non gli dico da nessuna parte che io voglio esattamente quella id. Ah, menu name, eccolo qua. Menu name, menu slug, noi come l'abbiamo chiamato? Menu, questo si chiama main, dovrebbe chiamarsi main, vediamo se c'è destinazione link, classi. Tag, formato, ah, qua c'è tutto, gestione posizioni, perché non mi fa prendere menu principale, proviamo a scrivere main, perché di solito
Lui prende il nome e lo mette minuscolo. Mettiamo main. Qui adesso non sta prendendo nessun menu. E ancora non prende nessun menu. Andiamo a rileggere un attimo la guida. This code of nav menus code to get menu ID from menu slug menu name custom menu slug item menu args. Possiamo mettere ok, menu potrebbe essere o ID o name. Default è None. Args optional. VP menu nav. Term id. Proviamo a vedere se c'è. Secondo me sto prendendo un esempio sbagliato. $menu required string menu id virgola name or slug. The now menu location is not a valid argument. Questo qua non è il menu, cioè questo qua non è il codice del menu, questo qua è il codice della posizione del menu. E allora lui prende get now menu item menu. Allora, location, menu name. Fare così, perché non siamo sicuri che... Non siamo sicuri che questo qua si chiama main menu. È questo. Creiamo un nuovo menu. No. Proviamo però prima a mettere un AAA. Un BBB così almeno vediamo se il menu questo permette di mettere questi caratteri che ho messo AAA prima di dove dovrebbe essere il menu e questo BBB dopo dove deve essere il menu mi permette di individuare ok tra AAA e BBB ci dovrebbe essere il menu e adesso andiamo a vedere come facciamo a mettere questo menu? Crea nuovo menu. Nome menu, menu 1. Creazione menu. Ci mettiamo blog e una pagina. Questo qua si chiamerà sicuramente menu 1. Salva. E meno 1 e vediamo il giusto se viene fuori il risultato. Ok, non sta uscendo fuori il risultato perché non è lo slug,
che dobbiamo scegliere, cioè non è lo slug di questo menu, come si chiama questo menu, ma è lo slug della impostato online. Niente, dobbiamo trovare qualcos'altro. Get menu id. Now to get nav menu id function reg get nav menu now to get menu id. No, facciamo una ricerca perché a volte Google viene più riesce a riutilizzare a meno for each menu programmate in given location. Ok, questo qua mi dice location get register now menu questo qua restituisce tutte le location dei vari menu. Proviamolo. Ah, sembra che non stia funzionando. Questo mi doveva dare qualcosa. Location get. Ma c'è sempre sì, c'è sempre questa variabile. No, non ci interessa questa variabile. Proviamo a mettere meno 1. Però io devo farmi vedere i... questo qua capita però, facciamo... Potrebbe essere un attimo noioso seguire, però quando si riesce a fare il menu... Allora, cerchiamo... insert custom menu in page WordPress. Menu on different page. Perché non sono registrati? Menu get post meta post id menu name true. No. Every post. Navigation menu. Ah sì, allora ho capito. Ho capito perché bisogna, diciamo, lavorare un attimo sul codice e registrarli questi menu. In questo momento i menu non si stanno registrando. Questo menu page. Sì, ho capito. Container div menu vpnav menu. No, allora io ho, diciamo, progettato un'altra cosa. E questo è, diciamo, il mio trucchetto. Natural tree. Demo. Vado a cercare nelle mie funzioni. Function visualizza
e modifica, Ctrl F, query. Voglio esattamente questo, post per page 5, faccio get title e poi andiamo a vedere come cercare direttamente una categoria. Cancello tutto questo e poi vado a scrivere land while. Quindi lui cosa fa qua? Mi prende gli ultimi 5 articoli, fa una query, mi scrive il titolo e poi gli devo dire, ok, di questo titolo dove me lo scrivi? Gli devo dire dove metterlo. Incominciamo a scriverlo così brutalmente. Si mette echo dollar title. E lui mi scrive tutti questi titoli, sono 1, 2, 3, 4, 5. Questo è 1, 2, 3, 4, 5, adesso gli andiamo a mettere qua. Togliamo il BB che adesso funziona. Togliamo la A, andiamo a prendere questo. Andiamo quelli erano i menu, overview, future fino a fa. Questo è il menu, sì, questo qua è il menu che si rimpicciolisce. Material design, noi andiamo a prenderle e mettiamo qua PHP, for each title, andiamo a scrivere questo ecco. Quello che c'è dopo la fine. Questo andiamo a cancellarlo. Adesso lui mi fa un menu con i primi 5 articoli. Con i titoli dei primi 5 articoli. Verrà fuori qualcosa di lungo. Verrà fuori che ho sbagliato qualche linea, punto, ok, qua manca questo, capisco perché non lo mette, ok, l'ha messo nell'altro, in quello, quando si fa responsivo. Nel responsivo qua sotto che non c'è perché c'è la nostra barra l'ha messo di là, quindi mettiamolo, facciamo la stessa identica cosa, copia future overview, qua un po' diverso. A invece rimane uguale. Qua mette esattamente tutti i menu come proprio nel suo stile. E quindi questo trucchetto sarebbe che io scelgo una categoria, quindi gli vado a dire, ok, dimmi Codex come faccio a VP query, query categories, ok, get author, category, questo, 4, andiamo a beccare la categoria, facciamo dei nuovi articoli, aggiungi nuovo, menu 1, e lo facciamo
nella categoria menu. Ok, pubblica. Andiamo in categoria. Il menu è diventato, se vi fermate qua sopra e poi andate a leggere qua sotto, è il tag LD5. Quindi categorie, sì, categorie, giusto, categorie. Post per page, invece di post per page mettiamo categorie uguale 5. E adesso, se tutto funziona, troviamo solo qua nel menu il menu 1, che è l'articolo che abbiamo creato. Ecco, non ci sono più articoli. New VB query category uguale 4. Cosa abbiamo scritto di sbagliato? Array category uguale 4. Ok, vediamo. Questo. Tolto qualcosa di troppo. Giusto, categoria uguale, ah, perché lui aveva fatto categoria uguale. Quindi senza. Ok. Non esce ancora niente. In menu c'è un articolo, questo tag uguale 5. E post uguale type, proviamo a mettere il 37, perché non so se category, questa è category uguale 4, però non è category. Visualizzare gli articoli che hanno questa categoria e ogni figlio di questa categoria, using category ID. Cat uguale 4. Vediamo se c'è qualcosa che non va in questo menu, però category name uguale mixcode. Categoria name, proviamo a mettere category uguale mix code, sì, è giusto, la sto mettendo qua. Diciamo che adesso mi sto concentrando troppo sul. Mi sto concentrando troppo sul menu e si potrebbe fare anche altre cose, però questo qua è un ottimo risultato. Non capisco perché non mi fa le categorie. Invece prima post per page. Ah. Proviamo a fare così, virgola, cat, uguale, perché non gli ho detto?
uguale 5. Probabilmente non gli ho detto quanti erano. Ah, probabilmente lui non sta salvando i file. Perché non lo sta salvando? Infatti, non è riuscito. C'è qualcosa che non va nel server. No, ogni tanto ruba, fa i capricci. No, niente, dobbiamo aspettare un attimo, adesso chiudo l'hangout. Comunque, cioè, il risultato è veramente comodo, questa è la tipologia cioè, che utilizzo io per sviluppare i vari WordPress. Mi sembra abbastanza buono come risultato e niente, si può sviluppare ulteriormente e da qui si inizia a sviluppare un po' come volete. Ci vediamo la prossima volta e buona serata.